Ciao, io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine un po' particolare, insegno alle donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, le aiuto a migliorare l'autostima, ma anche a sentirsi bene nel loro aspetto, qualunque sia, e a combattere quest'idea che solo un certo tipo di fisico si può vestire bene, ma soprattutto ci dobbiamo tutte vestire allo stesso modo e tutte ambire allo stesso tipo di fisico. Oggi sono qua per fare l'analisi della forma e del colore di Miria di Plus Kawaii. Conosco Miria da tanti anni, da quando ha iniziato. Di recente ha fatto un reel bellissimo sugli outfit che metteva all'inizio e sì, io la seguivo da allora, perché abbiamo iniziato più o meno insieme nel 2010-2011 con i nostri blog. Io scrivevo di moda e lei invece faceva proprio outfit su se stessa. Era una delle poche modelle plus size e soprattutto aveva questo modo molto divertente di usare i vestiti, e lo ha ancora adesso, lo ha ampliato tantissimo. E quindi non seguiva mai le mode, seguiva sempre il suo gusto e aveva un modo di vestire che era sempre molto particolare. A me piace molto tutto il suo lavoro online, perché lei porta avanti una campagna comunque body positive, ma soprattutto una campagna di indossa quello che vuoi, qualunque sia il tuo aspetto, qualunque sia anche quello che ti dona in teoria e quella che è la tua stagione. Trovo che abbia un modo molto bello di divertirsi con vestiti, ma anche che faccia un'ottima informazione su dove reperire capi se si ha un fisico comunque oltre la taglia 48, perché sappiamo che è molto molto più difficile, anche se non dovrebbe essere così. Le persone non dovrebbero essere categorizzate tra persone non plus size, persone plus size, però ovviamente ci sono persone che hanno difficoltà, perché il mondo è sì grassofobico, ma anche orientato su un certo tipo di produttività, e quindi nonostante ci siano un sacco di persone che comprerebbero quel tipo di taglia, non vengono fatte una grande varietà di vestiti. Ma se vedete il suo profilo Instagram e se vedete il suo blog, sicuramente capite che lei quei vestiti li trova, a volte se li fa anche da sola. Però insomma trova tutta la variabilità che stimola il suo gusto. Io e lei ci siamo conosciute anche dal vivo e aveva partecipato a un mio corso tanti anni fa, e quindi avevo potuto analizzarla anche dal vivo. Mi ha comunque mandato il materiale per fare l'analisi comunque virtuale, per confermare. È vero che la forma del corpo non cambia, ma il fisico può cambiare un po', e quindi è importante quando facciamo, perché lei con me ha fatto quindi l'ingegneria dei tuoi vestiti, la consulenza che si chiama ingegneria dei tuoi vestiti, dove analizziamo la forma e tutte le caratteristiche del fisico e troviamo i vestiti che in teoria come linee valorizzano di più, per poi essere ovviamente conosciuti e sapere che questo ok, non me lo metto perché non mi piace, oppure mi piace, continua a piacere quest'altra roba e quindi me la metto. Ma anche la consulenza alla chimica dei tuoi colori, dove facciamo appunto l'analisi del colore e io la trucco virtualmente, analizzo anche i colori di capelli, lei ha un colore di capelli molto particolare, e le spiego poi come usare i colori. Posto che lei non ha bisogno di spiegazioni come usare i colori, sono sicura che le sarà utile capire qual è la sua stagione, comunque magari la aiuterà a sperimentare un po' di più anche in un'altra direzione, ma continuerà a mettere quello che vuole e appunto va benissimo. Quindi io trovo che sia veramente una persona che sta facendo un lavoro importante con la moda, con i vestiti, con l'accettazione, un lavoro importante per le donne. Mi piace portare sempre, quando faccio questo tipo di analisi, degli esempi che non siano soltanto esempi di stagione e di corpo, ma di persone davvero interessanti da seguire. Quindi continuerò sempre su questa strada. Partendo dalla forma del corpo, la forma del corpo di Miria è abbastanza difficile da individuare ed è una forma abbastanza rara. Non è vero che aumentando di peso la forma del corpo è più difficile da vedere, in realtà è molto più facile da vedere. Quindi non pensate, se volete fare l'analisi gratuita con me della forma del corpo, non pensate devo dimagrire un po' prima di farla, no, fatela subito, perché è più facile fare, anzi è molto più facile se siete al vostro minimo peso storico e siete dimagrite tantissimo e siete quasi sottopeso, è più difficile vedere la forma, piuttosto che se avete quello che voi reputate qualche chilo in più.
La sua forma, di quello che notiamo sicuramente per prima cosa, sono i fianchi larghi. Lei ha sicuramente i fianchi più larghi del busto e delle spalle, e quindi andremo direttamente su una pera. Però poi notiamo che non ha tanto punto vita. Nonostante non abbia tanto punto vita, ha comunque poco seno, cioè un seno abbastanza poco sporgente di coppa, e ha appunto le spalle più piccole dei fianchi, che sono anche leggermente arrotondate, e quindi questo le fa apparire più piccole. Quindi la forma che lei ha è una forma molto rara ed è la pera con meno punto vita, cioè è una pera che ha i fianchi larghi, ha le spalle più piccole, ha abbastanza poco seno, ma che non si restringe nel punto vita per poi allargarsi, ma crea questa figura, diciamo, quasi a trapezio, a leggero trapezio. Non pensate che sia una cosa data dal peso, perché assolutamente non lo è, anche perché abbiamo appena fatto l'analisi di Valentina, che invece ha un punto vita strettissimo. Quindi non è una cosa che dipende dal peso, è una cosa che dipende proprio da come è fatta la nostra struttura, la nostra figura, ed è una varia combinazione genetica, quindi dipende assolutamente da quello. Avendo questa forma del corpo, la cosa importante da fare, ed è una cosa che lei fa molto spesso, è cercare di ampliare le spalle, segnare le spalle e ingrandire le spalle. Ingrandire sì il seno e questa parte qua, in cercare un po' di rimpicciolire i fianchi, e se segniamo la vita, cosa che possiamo fare, comunque anche se non è molto segnata, lo dobbiamo fare in modo un po' scampanato, quindi non con un abito anni 50, uno di quelli che porta Valentina, che ha il punto vita molto stretto, che quindi la fascia moltissimo qua, ma con un abito che è quasi un pochino più scampanato. Ne indossa uno giallo in una foto di recente che veramente le sta magnificamente. A lei, per esempio, sta molto bene sì lo scollo a barchetta, ma anche lo scollo quadrato, che comunque amplia le spalle, ma dà un po' di libertà al torace, anche perché al collo, ma questo è un altro tipo di analisi, questo è il lavoro con la geometria del tuo viso, al collo leggermente corto, e lo scollo quadrato riesce ad ampliare le spalle, ma liberare un po' questa parte rispetto allo scollo a barchetta. Ne abbiamo già parlato, quindi parte di queste cose lei sicuramente le sa, ma la cosa importante, quando sapete come valorizzare la vostra forma e la vostra figura, è potete, innanzitutto non dovete fare tutto quello che è perfetto per la vostra figura. Check, ho preso i pantaloni giusti, ho preso la gonna giusta, ho preso la maglia giusta, l'ho abbinata con la giacca giusta. No, l'importante è, se volete vedervi bene, avete bisogno di questo tipo di regole per vedervi bene, semmai non prendere, fare tutti gli abbinamenti sbagliati, magari scegliere il la maglietta nera con la gonna a tubo e la gonna bianca e che allarga i fianchi, che restringe le spalle con lo scollo a V e all'americana. Ecco, questo solo se vi vedete bene, se vi vedete bene anche con tutte quelle che sono le regole, tra virgolette, delle forme del corpo. Sbagliate, felici così. Il nostro scopo qua è sempre di farvi essere felici come se siete con i vostri vestiti, non quello di seguire per forza un certo tipo di standard di abbigliamento e costringervi a quello, ok? Se non vi piacete, vi può essere utile provare a guardare quello che valorizza la vostra del corpo. Se vi piacete lo stesso, fate quello che volete. L'analisi del colore invece è più difficile da fare per due ragioni. Non tanto per i capelli, perché comunque lei ha tinto i capelli di rosa, rosa fucsia, che a volte diventa un po' più rosa, a volte un po' più carico, ma perché comunque noi vediamo bene le radici, il suo colore delle radici, ma per il fatto che lei ha fatto l'extension alle ciglia, e quindi questo rende automaticamente, alza un po' il contrasto, rende l'occhio un po' più marcato, e ci può far confondere un pochino. Una cosa importante è innanzitutto partire dalla temperatura, ma non avevo molti dubbi il fatto che lei fosse fredda. Il rosa con cui si tinge le sta bene, le stanno meglio comunque i colori freddi. L'ho vista in passato tinta con colori caldi e non era valorizzata assolutamente per niente, quindi diciamo che sappiamo che è una ragazza da fucsia e non una ragazza da arancione sicuramente. Il passaggio successivo è capire se è scura o chiara. Allora, sicuramente lei non è marcatamente scura,
non è marcatamente chiara, cioè non è una ragazza bionda con gli occhi chiari e chiarissima. Il problema però è che queste extension comunque tendono a farci propendere un po' più per l'oscuro. Il capello alla radice è abbastanza scuro, ma l'occhio in realtà è abbastanza chiaro ed è abbastanza sfumato. Se la analizzassimo come scura, quindi come inverno, è evidente che l'inverno che le dona di più è l'inverno intermedio. Lei usa colori molto puri, da inverno puro, ma non è l'ideale comunque per lei, nel senso che continua a farlo, non c'è problema, e sicuramente aver aumentato, fatto l'extension alle ciglia e aver marcato di più l'occhio, una cosa che aumenta il contrasto e la fa risaltare molto meglio con i colori forti, che in realtà se no le donerebbero leggermente meno. Però comunque notiamo che l'inverno intermedio e l'inverno chiaro funzionerebbero un pochino meglio. L'inverno chiaro è ancora un po' troppo brillante, l'inverno intermedio non è malissimo. Ma andando a vedere comunque delle sue vecchie foto, che cui non ha comunque queste extension, anche se non ci sono foto struccata senza extension, c'è in particolare la foto in cui ha i capelli aranciati, in cui si vede che non è assolutamente scura e non ha assolutamente un contrasto alto, comunque una profondità abbastanza marcata da inverno. Per questo l'ho provata anche coi colori dell'estate e trovo che i colori dell'estate scura siano i più adatti a lei. L'occhio comunque ci falserà sempre un po', ma anche delle foto che mi ha mandato c'era un malva intermedio, che era quel colore che le stava meglio in assoluto, ma c'era anche un giallino che non è il colore ideale, ma che comunque le stava molto bene, perché infatti è un giallino molto tenue, adattissimo alle estati. Per questa ragione io sono molto più propensa a metterla nell'estate, trovo che sia l'estate scura la stagione adatta, perché è soft, ha un pochino di profondità, però è una stagione che comunque appunto non è iper soft, non è molto chiara, perché abbiamo detto che lei non è molto chiara. Ovviamente estate scura e inverno intermedio sono abbastanza vicine, perché l'inverno abbiamo detto che è scuro, è abbastanza brillante ed è freddo, l'intermedio non è brillante, è più soft dell'inverno puro, e l'estate scura è soft, fredda e abbastanza chiara, l'estate è abbastanza chiara, quella scura è la più scura, quindi questo è un po' più soft, questo è un po' più scuro, si avvicinano, ok? Trovo che comunque lei stia già facendo del lavoro per aumentare il suo contrasto, perché è una cosa che si può fare, e far funzionare meglio i colori più brillanti. Alcuni colori brillanti comunque le stanno bene lo stesso, però già questo trucco, queste extension sugli occhi, ma anche un trucco più marcato sugli occhi, aiuta e fa passare un pochino in secondo piano il colore degli occhi, che si nota un pochino meno, ma riesce a far sembrare più brillante una persona. È la stessa cosa che faccio io, nel senso che io comunque, che sono in inverno intermedio, se carico un po' di più gli occhi e uso appunto un rossetto rosso, riesco a usare colori anche un po' più brillanti, un po' più d'inverno puro, anche se non sono quelli migliori per me. È una cosa che si fa molto facilmente, l'alterare alcune caratteristiche per far funzionare colori che non sono propriamente quelli della nostra stagione è una cosa che si è sempre fatta. Ci sono persone che la fanno ad hoc, per esempio Nicole Kidman, che è assolutamente un autunno, calda, rossa, al naturale, da quando ha fatto un altro tipo di carriera a Hollywood e ha interpretato Grace Kelly, si è raffreddata, ha schiarito i capelli, si è trasformata in un'estate. Ovviamente per farlo deve truccarsi in un certo modo e deve continuare a tingere i capelli, ed è un lavoro un po' più faticoso. Cambiare temperatura è molto più difficile, aumentare un pochino la profondità è una cosa già molto più facile, idem alzare leggermente il contrasto. In ogni caso l'ho truccata con dei colori che la valorizzano molto, dei colori da estate scura, e trovo che stia molto bene. Sono sicura che ci sarà un momento in cui avrà anche voglia di giocare con i colori dell'estate, con colori più soft, e il modo in cui lei gioca con i colori mi piace moltissimo,
riuscirà a fare cose strabilianti anche con questi colori. Detto questo, io abbraccio completamente la sua filosofia. Sapere cosa ti valorizza non vuol dire costringerti a usarlo, ma ti aiuta magari a sperimentare di più, a ricordarti che sì, ah, vedi che ho fatto bene a fare l'extension alle ciglia, e a giocare di più con i colori, ma assolutamente continuare a usare tutti i colori che ci piacciono, ti piacciono e ci fanno sentire bene. Spero che questo video vi sia piaciuto, questa analisi di Miria vi abbia incuriosito. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao!